Mi pregio di introdurre io il professor Giuseppe Noia, che è presidente e fondatore dell'associazione Il Cuore in una Goccia. E che desidero ringraziare veramente con tutto il cuore per la straordinaria collaborazione di questi mesi nell'organizzazione di questo convegno importante sulla pastorale della vita umana nascente, veramente per le sue competenze, la sua esperienza e soprattutto la generosità con cui la Fondazione ha messo a disposizione questo patrimonio, questa ricchezza straordinaria di esperienza, di conoscenza della quale vuole farvi dono. Lascio dunque a lui la parola, ringraziandolo ancora una volta. Sono molto onorato di poter partecipare a questo evento, che però è un progetto. E come tutti i doni, dice Paolo di Tarso, ogni buon regalo viene da Dio. E sono onorato e devo innanzitutto ringraziare Dio, la Chiesa, che nella presenza umana del Dicastero Laici, Famiglie e Vite, quindi il Cardinal Farrell, il segretario Monsignor Mello, le due sottosegretarie, professoressa Gambino e la professoressa Ghisoni, e tutti i collaboratori del Dicastero, di questo grande regalo, di questo grande onore che ha fatto come alla Fondazione Il Cuore in una Goccia. Io, mia moglie Anna Luisa Lateano, responsabile del braccio familiare, io sono responsabile del braccio scientifico, e la signora Angela Bozzo, responsabile del braccio spirituale, siamo stati chiamati a questo grande onore di proporre che la sinergia fra scienza, famiglia e fede possa essere una proposta umanamente, scientificamente, eticamente giusta da offrire a quelle famiglie che sono gravate da diagnosi prenatali infauste. Il protagonista oggi quindi è il bambino non ancora nato. Come dice Madre Teresa, è il più povero tra i poveri. E noi ci siamo permessi audacemente, vicino a questo colosso di santità, di aggiungere: quando è malformato è ancora più povero, e quando è incompatibile con la vita extrauterina è il massimo della povertà. Ma lei al massimo della povertà ha risposto col massimo dell'amore. Nel video che abbiamo proposto dicevamo: è possibile che la scienza possa in qualche modo abbracciare la tenerezza? È possibile questo? Ecco, oggi parleremo non di morte, parleremo di speranza. Parleremo veramente di speranza, perché la speranza, dice, siamo nell'agostiniano, fa vedere l'invisibile, fa toccare ciò che non può essere toccato e rende possibile ciò che è impossibile. Perché ovviamente la speranza è la goccia, ecco il logo della nostra fondazione, che noi mettiamo perché poi siamo sicuri che viene l'oceano di Dio. Ma come usiamo la scienza? Dobbiamo avere paura della scienza, o dobbiamo piuttosto avere paura di come usare la scienza? Dinanzi a una diagnosi infausta c'è una grande solitudine, c'è una grande confusione di queste mamme. E noi sappiamo che
il mondo delle mancanze, i deserti di solitudine accentuano sofferenza per famiglie che già vivono una situazione di cambiamento della progettualità genitoriale e sono un elemento che alimenta la cultura dello scarto. Noi dobbiamo pensare che le mancanze sono tante, mancanza di supporto medico, spesso una sottile induzione all'aborto, all'interruzione volontaria, oppure un abbandono terapeutico. Io in questa situazione non ti posso seguire. E quindi quella donna che vuole continuare ad amare il proprio bambino fino alla fine, come dice il National Vital Statistical Report di 8 anni fa, vi sono molti, molti genitori che amano i loro figli gravemente ammalati e desiderano accompagnarlo fino alla fine. Quindi c'è una mancanza di conoscenza, anche un gap culturale che amplifica il problema che ha quella coppia nella diagnosi, perché non si conoscono le storie naturali, come giustamente ha detto prima la professoressa Gambino, mancanza di accoglienza in famiglia, tra gli amici, ma chi te lo fa fare? Mancanza di supporto psicologico, economico, la domanda di queste famiglie: ma a chi mi rivolgo? Qual è quel medico, quella istituzione sanitaria che può rispondere al fatto che è mio figlio, è malato, ma è mio figlio? E noi abbiamo cercato in questi 40 anni, come Ospedale Gemelli, poi come Hospice Perinatale e come Fondazione Il Cuore in una Goccia, di far sì che questa conoscenza, l'ecografia come epifenomeno della scienza prenatale, non diventi il modo migliore per terrorizzare una donna gravida. E chi sono allora questi feti considerati perduti, impropriamente chiamati terminali, oppure su cui si accanisce la cultura dello scarto considerandoli imperfetti, schematizzando, se è possibile fare, ne ho individuati 3 gruppi. Il primo, che è indotto nel considerare una vita limitata dalla scarsa conoscenza della storia naturale e di quella condizione particolare. Parlo delle malattie infettive in gravidanze, della trisomia 21, ma parlo anche del secondo gruppo, dove è possibile intervenire senza accanimento terapeutico, in condizioni considerate perdute, considerate in cui non si può fare. È una forma di accidia intellettuale, una forma di pigrizia nel non impegnarsi. E poi c'è il terzo gruppo di bambini che purtroppo hanno una storia già segnata. È un mistero, ma l'hanno già segnata. Ma anche per questi bambini che hanno una reale condizione di vita limitante, guardate cosa ci dice questa letteratura. Ci dice che anche per questi bambini la letteratura riconosce in maniera aneddotica, non frequente, sopravvivenze per la agenesia renale di 13 mesi dopo la nascita e per la trisomia 18 addirittura 50 anni dopo la nascita. Molte di queste conoscenze fino a poco tempo fa non erano conosciute. Come possiamo difendere? Come disse a me Madre Teresa: madre, noi lo diciamo alla donna che il suo bambino ha un problema grave. Possiamo arrivare forse al suo cuore, ma non proprio. Possiamo arrivare alla sua mente, alla sua ragione, ma dentro il cuore, dentro l'anima non riusciamo completamente a entrare. Madre Teresa disse: Dio della vita, mi rispose, disse: bisogna pregare. Dio della vita fa che tutti coloro che passano da questo ambiente, era l'ambiente dove lei era venuta per ringraziare tutti gli operatori del Gemelli che avevano assistito più di 5.000 ragazze madri accolte nella casa di Primavalle. Fa che tutti coloro che passano da questi ambienti, dottori, studenti, pazienti, fece un elenco, possano promuovere, help, aiutare e diffondere, wonderful gift, questo dono meraviglioso che tu dai a tutti. La risposta è: proponiamo questa esperienza dell'Hospice Perinatale perché vi sono solide basi esperienziali e scientifiche
dove noi possiamo offrire speranza. La differenza degli hospice degli adulti è che nell'hospice dell'adulto siamo un po' obbligati a un tracciato che è definito dalla patologia terminale, mentre negli hospice perinatali i trattamenti, le cure, i trattamenti di palliazione prenatale cambiano la storia naturale. E bambini considerati incompatibili e non curabili al quinto mese diventano al settimo mese curabili e in braccio alle loro mamme. Per cui il tracciato qual è? Nel caso degli adulti, noi sfortunatamente, diciamo, leggiamo questo tracciato come un impatto di sofferenza e di dolore. Invece negli hospice perinatali impattiamo con una speranza, con una vita e con, in maniera pratica, bambino in braccio alle loro mamme. Che cos'è l'hospice perinatale? È un luogo, ma non è un luogo, è anche una cultura di più luoghi, di più operatori che con un team interdisciplinare in un posto dove c'è un punto nascite, che cosa fanno? Seguono queste severe patologie che impattano fortemente con la vita e la sofferenza delle famiglie per dare risposte di cura e quando non possiamo curare, di prenderci cura. Perché il medico dice, Patch Adams, quando deve curare una malattia può essere sconfitto o vittorioso, ma quando si prende cura è sempre vittorioso. Qui noi facciamo consulenze scientificamente fondate, studiamo le storie naturali, le proponiamo in maniera non direttiva, con grande rispetto. Nella coscienza di queste famiglie bisogna entrare come in un roveto ardente, togliendosi i calzari nel rispetto di quella scelta, di quel momento, e ascoltando, ascoltando, ascoltando. Facciamo poi una care, una prenderci cura sul piano medico, psicologico, facciamo trattamenti lì dove è possibile, invasivi e non invasivi, ne vedrete alcuni esempi, facciamo trattamenti palliativi per non far sentire dolore al bambino, li accompagniamo con condivisione, con rispetto e con esperienza forte di una scienza in cui crediamo, perché è vero che le ragioni della ragione rendono forte la storia naturale che noi proponiamo e rendono così forte le proposte che la gente si sente accolta, si sente scientificamente seguita e si sente amata. Le cure palliative postnatali, le cure compassionevoli e i documenti condivisi. C'è una forma di condivisione di quel tracciato che scriviamo, written documents, come dice la letteratura, che consegniamo alla coppia in modo tale che tutta l'equipe dell'hospice e la famiglia sono d'accordo sul cammino e su quello che bisogna fare. Il set degli interventi, come vedete, sono ampi. In prima parte di questa slide trovate interventi che si fanno sotto guida ecografica senza oltrepassare il corpo fetale. La seconda parte della diapositiva contiene interventi che, dovendo attraversare il corpo fetale, devono fare analgesia, perché il feto sente dolore. E questo è importante, perché noi consideriamo il bambino non ancora nato un paziente, come tutti, come gli adulti. Nella medicina dell'adulto c'è un braccio diagnostico e un braccio terapeutico, ma anche nella medicina del feto c'è un braccio diagnostico, un braccio terapeutico. E tutto questo è importante perché quando consegniamo alle famiglie quella che noi abbiamo chiamato sotto forma la consulenza, l'evidenza della storia naturale, l'abbiamo chiamato terapia educazionale. È un controsenso, facciamo consulenza e facciamo terapia. Sì, perché quando noi presentiamo l'evidenza scientifica lontana dalla medicina difensiva, la paura che la coppia possa impugnare quella diagnosi per fare un atto giudiziario contro, e quando noi mostriamo quella che è l'evidenza della scienza, combattiamo anche l'ignoranza, alcune volte voluta, alcune volte sottaciuta. Perché facciamo questo? Perché noi rendiamo più consapevoli le coppie, riduciamo l'amplificazione del rischio, conteniamo il dubbio diagnostico,
l'ansia e il rifiuto. E diamo a queste coppie la possibilità di scegliere più consapevolmente. Questo è quello che facciamo presentando la storia naturale, che ha cambiato pure la semantica. Non parliamo più di malattie letali, ma parliamo di bambini che hanno limitate forme di sopravvivenza postnatale. E cominciando dalla frase preconcezionale, la prima cosa che possiamo fare nell'evidenza è fornire situazioni, atteggiamenti, protocolli che, come nel caso dell'acido folico, vedete, questi sono i dati del Ministero della Salute in Italia, se la coppia assume questa vitamina 3-4 mesi prima di rimanere incinta, noi ci aspettiamo 1400 malformazioni in meno ogni anno. I protocolli vaccinali della rosolia hanno quasi azzerato in 50 anni la sindrome da rosolia congenita. Quindi proponiamo alle pazienti che hanno partorito da poco il vaccino, oppure in età preadolescenziale il vaccino. Questo lo dicevamo già da tanto tempo, perché la precisazione diagnostica offre la possibilità di salvare tanti bambini. Questo contributo era legato alla rosolia in gravidanza. Ma guardate questa slide, guardate questi numeri, 284 casi di rosolia. Donne che volevano andare in Inghilterra, in Grecia ad abortire. Abbiamo detto, ma avete avuto la rosolia dopo 20 settimane. I vostri bimbi non sono a rischio. Possiamo fare precisazioni diagnostiche. E guardate qui, 64 donne venute da noi per abortire avevano avuto un test di laboratorio sbagliato. È stato solo necessario fare ripetere il test in un ambiente più idoneo, in un centro universitario, perché abbiamo 64 bambini sono stati salvati. Anche per la toxoplasmosi abbiamo una grande esperienza. Non ci fa più paura questa patologia, perché nella nostra esperienza una terapia adeguata riduce enormemente il rischio del passaggio al bambino. Se poi guardiamo le forme linfangiomatose, questo quadro si chiama igroma cistico e voi vedete dietro la testa del bambino, anche per chi non è medico, c'è una grossa presenza di liquido di linfangioma. Qui è un'alta prevalenza di alterazioni cromosomiche e di cardiopatie. Però abbiamo avuto l'audacia di studiare questa patologia con un follow-up che è il più alto al mondo, 25 anni. E così possiamo dare consistenza scientifica a quello che diciamo. Non è un formalismo con la mano sulla spalla, ma è l'evidenza in cui cosa diciamo? Che anche in questa patologia, dove si pensa che tutti i bambini sono trisomici, nel 60% dei casi non avevamo alterazioni cromosomiche. E se seguiamo la storia naturale di questa patologia, che spesso è una sentenza, vediamo che quando l'igroma non copre tutto il corpo, quindi abbiamo un 63% di aborti spontanei, diciamo, signora, non abortisca il suo figlio, perché questo bambino fra 3-4 settimane perderà il battito. Possiamo aiutarla ad accompagnarlo. Questo bambino avrà una vita limitata già prenatalmente. Ma per quelle che vanno avanti c'è una riduzione di questo quadro linfangiomatoso e scompare nel 77% dei casi. Per cui oggi possiamo, grazie a Dio, dire che 74 bambini, 2 anni fa, adesso ne abbiamo di più, ongoing, siamo arrivati a 90, sono in braccio alle loro mamme. Questo è uno degli esempi più eclatanti che alla nascita hanno dato bambini normali. I nostri neuropsichiatri hanno voluto studiare questi bambini per 25 anni. E come vedete, i follow-up con le 3 scale hanno dimostrato che sono bambini che stanno bene. Quando entriamo nel campo della cura del feto, diretto al feto, abbiamo 3 approcci che possiamo fare. Quello trasplacentare, quello guidato dall'ecografia e quello open, che però noi non facciamo al gemelli, l'abbiamo fatto solo nell'animale sperimentale. Trasplacentare, cosa vuol dire per chi non è medico? Io do alla madre la digitale, do dei farmaci
che vanno a restituire a questi sei bambini la normale frequenza cardiaca. Erano bambini che avevano frequenze altissime, 250, 200, 240, 230, erano idropici, scompensati, impossibile curarli. No, la scienza ci dice che c'è uno spazio, c'è una, quella ferita diventa feritoia, quella ferita diventa uno spazio dove possiamo intervenire con i farmaci dati alla madre, che passano la placenta, arrivano al cuore del bambino e restituiscono sei bambini alla vita. Questo bambino invece era viceversa con una frequenza molto bassa per un problema di blocco di branca di secondo grado. Per chi non è medico, è un problema che colpisce il tessuto di conduzione del cuore e dà una frequenza sempre più bassa e il bambino muore. Noi abbiamo individuato questo rischio, terapia di attacco, terapia di mantenimento, nascita all'ottavo mese. I cardiochirurghi del Bambino Gesù hanno fatto un pacemaker neonatale. Sei bambini sanno così col pacemaker e sono vivi e stanno bene. Quando però passiamo le forme invasive, allora qui vi sono le due approcci anche nel mondo cattolico demonizzati, dice San Paolo, di ogni conoscenza, tenete ciò che è buono. E noi, sotto la guida di grandi maestri della bioetica italiana, il vescovo Tettamanzi, l'arcivescovo Monsignor Sgreccia, il direttore di genetica, professor Serra, i nostri grandi maestri, e sotto anche, diciamo, l'illuminazione di Papa Ratzinger, nel libro Donum Vitae abbiamo chiarito che la diagnosi prenatale c'ha uno spazio del buono che vedere non per eliminare, ma per curare. E se non possiamo curare, accompagniamo. Non attraversano il corpo fetale. Qui vedete un esempio, anche per chi non è medico, il prelievo di sangue, valutazione se il bambino è anemico e trasfusione in utero. Abbiamo in più di 400 casi cambiato la storia naturale, che si è raddoppiata la sopravvivenza. Abbiamo trattato anche un caso che è il CUMS più alto al mondo, 1 a 65.000, con 9 trasfusioni intrautero, bambino nato a 28 settimane, adesso a 17 anni sta benissimo. Recentemente due altri casi di bambine con anemie gravissime, 2,9 e 2,6, nate con 13,2 e 9,9. Questa è la terapia fetale. Ma quando noi facciamo una cura che deve attraversare il corpo fetale, qui vedete diversi approcci, dobbiamo fare la analgesia al feto. Già 21 anni fa dicevamo che le situazioni di idrope fetale, qui vedete alcune situazioni di liquidi nel torace e nella pancia, che appunto sono stati approcciati per via invasiva, però necessitano di fare analgesia, perché il feto sente dolore. Una forma di palliazione nocicettiva, quando noi impediamo che l'ago, quando passi, faccia sentire dolore al feto. Ma l'abbiamo anche definita palliazione clinica. Ma perché clinica? Perché se è un intervento palliativo, perché è cambiata la storia naturale. Quando noi eliminiamo questi liquidi, togliamo le situazioni che portano allo scompenso del bambino e impediamo che il dolore possa causare danni allo sviluppo neurocerebrale. Ecco perché abbiamo gli effetti clinici a distanza. E la cultura del dolore fetale ormai consacrata, abbiamo qui Carlo Bellieni, che non vedo dov'è, dovrebbe, è uno dei grandi, diciamo, dei primi iniziatori che ha divulgato il senso di dolore del neonato, e noi abbiamo dimostrato anche che fare analgesia al feto, considerandolo come appearance di questa sensibilità di dolore, già a 20, 21, 22 settimane. Ma recentemente si è sviluppata una corrente di pensiero che dice che il feto sente dolore ancora prima, 15 settimane, cioè alla fine del quarto mese. Quindi abbiamo questo obbligo di fare appunto nocicezione e palliazione.
86 procedure fatte soprattutto in questi approcci, nelle vie urinarie e nelle vie delle sierose. Questo è un caso di una malformazione diffusa che quando compare nel primo trimestre ha il 90% di mortalità perinatale. Perché noi facciamo questi interventi? Per un accanimento? No, perché abbiamo gli elementi di storia naturale che ci dicono che quando preleviamo, primo step, il liquido possiamo analizzarlo, quindi un momento diagnostico. Se togliamo i liquidi evitiamo ovviamente che il detrusore, cioè la vescica, possa, come dire, distendersi enormemente ed esaurire la funzione di continenza. Evitiamo lo scompenso, evitiamo che le sierose, queste foglietti che circondano i visceri, si distendano, ma sono ricche di terminazioni nervose. Quindi il feto sente molto dolore. Questo è un caso di vescica dilatata con i reni dilatati e i calici dilatati. Abbiamo un set di interventi diagnostici per vedere la biochimica dell'urina, fare l'esame urine al feto, fare l'esame citogenetico e gli studi biomolecolari. E poi abbiamo gli approcci terapeutici. Questo è un caso di doppio shunt che ho pubblicato più di 20 anni fa, dove questo bambino aveva una valvola dell'uretra molto molto grave, c'era un anidramnios, abbiamo messo lo shunt e poi abbiamo dovuto rimetterne un secondo per la dislocazione. Il bambino è nato a 32 settimane, qui vedete lo shunt e sta molto bene. Recentemente abbiamo pubblicato la nostra esperienza sulle mega vesciche che, come dice il titolo, non sempre è un fattore prognostico negativo. E qui vedete i numeri che parlano dell'82% di sopravvivenza, però c'è un 86% circa di bambini che fanno interventi dopo la nascita. Se abbiamo avuto il caso, e ci sarà una testimonianza oggi, di 6 mamme a cui era stato proposto il feticidio selettivo. Un bambino aveva una mega vescica e un'ascite da determinare e un altro bambino era sano. È stato proposto: uccidi quello malato, porta avanti quello sano. Hanno tutte e 6 le famiglie rifiutato. Sono venute da noi, abbiamo fatto interventi di terapia e di palliazione e grazie a Dio l'83,3% di bambini, questi gemelli sono in braccio alle loro mamme. Hanno fatto anche interventi postnatali, ma stanno benissimo. Un ultimo esempio è quello dell'autoamnioinfusione. Quando non vi è liquido noi mettiamo la soluzione fisiologica ecoguidata per permettere la ginnastica polmone, rene, rene, polmone e favorire la preparazione dei polmoni alla nascita. Ma in questo caso, fatto in una paziente molto famosa in Italia, abbiamo fatto 12 procedure non mettendo la soluzione fisiologica, ma mettendo, come vedete in questa immagine, prelevando l'urina, uscendo fuori dal corpo del bambino e mettendo la stessa urina fuori dal bambino, l'auto-amnioinfusione, con una evoluzione molto buona. Qualche minuto di questo video. Il video non va? Mi aiutate per il video? Un attimo solo, e vado verso il termine. Volevo dirvi questo. Come avete visto, queste sono alcune semplificazioni, ma ve ne sono molte altre, per le quali appunto non è possibile, per motivi di tempo, presentarle tutte. Qui vedete il prelievo di sangue fetale dal cordone, sia per motivi diagnostici che terapeutici. Questo è il bambino che si muove, l'inserzione del cordone, le parti fetali e la placenta,
e mettiamo la collozione Doppler per essere sicuri della posizione del cordone. Questa è la traiettoria dell'ago che entra attraverso la placenta nel cordone ombelicale. Vedete, l'ago sta facendo l'analgesia alla madre, poi attraversa man mano la punta, e a un certo punto vedrete una puntina bianca che vuol dire che l'ago è entrato nel cordone ombelicale. Ecco. Un'altra procedura conosciuta è quando invece il cordone non è fisso ma è libero. Allora proviamo ad arrivare a posizionare il cordone sulla parete posteriore dell'utero e facciamo la trasfissione per il prelievo del sangue. Si fa l'emocromo al bambino, vediamo il battito che è normale, e dopo l'emocromo, se l'emoglobina è sotto i 9 grammi, noi procediamo alla trasfusione. Questa tecnica invece è il prelievo del liquido amniotico, che facciamo con un modo molto semplice, molto conosciuta. Anche per questa tecnica vi è una demonizzazione, ma noi usiamo questa tecnica vedere per curare e non per eliminare. Non lo farò vedere tutto per motivi di tempo, vi ho fatto vedere solo quelle che non attraversano il corpo fetale, ma solo come si fa l'analgesia al feto, solo quella ve la faccio vedere. Questo battito è il battito del mondo, non è solo il battito del bambino. Questa è l'aminfusione di cui vi ho detto. La sopravvivenza oggi è quasi del 59%. L'amnioriduzione è quando dobbiamo togliere il liquido, quando è eccessivo. Passata la sopravvivenza da 19 a quasi il 50%, sottrazione di circa un litro a settimana di liquido amniotico. Ecco, queste che seguono attraverso il corpo fetale, e poi interrompo il video. Si fa un'analgesia sulla cute materna. Poi ci prepariamo per l'analgesia fetale. Ecco, l'ago è arrivato qui adesso, sulla parete del corpo del bambino, dove è tutto questo liquido. Qualche secondo per iniettare qui e nel peritoneo appunto l'analgesico. Ecco, vado sul finale. Altre patologie di cui non mi posso soffermare molto è il teratoma. Sembra una grave complicazione, ma questo è uno dei casi in cui nei vari tipi abbiamo fatto sia interventi prenatali che postnatali. Guardate quante tecniche abbiamo potuto fare in questi bambini. Grazie a Dio 32 casi pubblicati sulla letteratura internazionale
con il 71% di sopravvivenza. E per la spina bifida c'è uno studio, diciamo, di confronto col nostro gruppo fra quello pubblicato sul White Journal 13 anni fa e quello di quest'anno, dove vediamo che gli interventi postnatali, noi non facciamo quelli prenatali, hanno migliorato l'abilità intellettiva, il camminare e hanno diminuito la compromissione sfinterica e motoria. I bambini anencefalici sono stati individuati dalla letteratura e questo studio fatto su prenatal diagnosis ha dimostrato che attraverso questa indagine fatta in maniera molto scientificamente rigorosa, chi continua la gravidanza anche in caso di un bambino incompatibile con la vita ha minore disperazione, evitamento e depressione. 25 anni di accompagnamento della vita e della fragilità prenatale fino al 2005 col 94% di accettazione della gravidanza. Negli ultimi 13 anni 328 casi distribuiti soprattutto fra genetiche del sistema nervoso centrale, gastroenteriche e linfangiomatose. Questi degli ultimi 2 anni circa 100 casi. Ci muoviamo allora, ecco la conclusione, verso un'assistenza globale dove i bisogni di madre e feto, modello monorelazionale, sono stati man mano sostituiti da un modello multirelazionale per i bisogni psicologici e sociali di tutta la famiglia, coordinati in maniera interrelazionale da professionisti, 12, 15, 16 persone che si mettono intorno a questa famiglia. Questa è appunto la cultura dell'hospice prenatale. In conclusione, questo modello nasce dal fatto che prendiamo in cura subito prenatalmente le famiglie con un doppio step di medici e di famiglie del cuore in una goccia. C'è un team multidisciplinare che affronta i problemi in maniera continuativa, empatica, con un'assistenza che è relazionale e professionalmente efficace. C'è una cura che viene rispettata, quello che è stato il documento condiviso con la famiglia, soprattutto per avere una coordinazione e una continuità con tutti i vari. E la conclusione è che la fragilità umana è quasi, dovremmo pensare sul piano della fede, un dono di Dio. Qual è la risposta dell'umanità? Si può accettare il dolore, certo, però non ce la facciamo da solo, abbiamo bisogno di fare questa condivisione, perché ci sono 3 condizioni importanti: la fiducia in Dio, la pazienza, l'umiltà dei medici e delle famiglie, perché a questo punto arriva la grazia. L'umano di cui si serve Dio, come nell'incarnazione, aiuta l'umano. Per la scienza prenatale, vedere per curare e accompagnare per amare, per le associazioni, le famiglie e la scienza prenatale. Vi lascio con un augurio personale, quello che ha fatto a me Madre Teresa. Quando tu ricordati, quando fai qualche cosa, devi dire a te stessa la regola delle 5 dita. I do it for Jesus. Io faccio questo per Gesù. Grazie.